Amici carissimi, bentrovati ancora una volta in Piazza del Popolo, nella piazza che è il centro della città dove avviene di tutto e recentemente c'è stata una importante manifestazione di commercianti di Manfredonia, un gruppo di operatori della ristorazione, dei bar, ma soprattutto operatori che sentono tantissimo la crisi che sta purtroppo arrivando in maniera prorompente. Io sono Partita IVA, è il gruppo che è protagonista in questi giorni di tutta una serie di iniziative, proprio perché si tratta di un gruppo che storicamente ha creato davvero un qualcosa di interessante in città, perché vi saranno in seguito altre iniziative, altre manifestazioni collegate a quello che è il momento particolare di crisi. Abbiamo invitato due di questi rappresentanti e sono in particolare, ovviamente li saluto e li ringrazio, Michele Lorusso, che è un operatore della ristorazione, titolare di una antipasteria, di una pizzeria, e Michele Biceglia, che è titolare di un chiostro bar, ma tra l'altro è anche un libero professionista di Manfredonia. Anzitutto, bentrovati. Grazie e buonasera. Buonasera Vincenzo. Buonasera, e allora io direi di iniziare subito a parlare di voi, anche perché siete gli ospiti del momento. È vero che rappresentate una categoria di operatori, però in questo momento vorrei sapere da vicino con chi ci troviamo, anche perché i nostri ascoltatori, soprattutto coloro che ascoltano e guardano in video i nostri programmi, vorranno sapere senz'altro qualcosa in più di voi. Michele Lorusso, tante difficoltà affrontate in questo periodo, chiaramente l'emergenza è la più grossa difficoltà che mai nessuno poteva immaginare. Un anno fa, Michele, l'avresti immaginata questa emergenza? Penso che questa emergenza assolutamente Assolutamente. nessuno vince. Noi ci troviamo in questa situazione esattamente dall'11 di marzo. Noi dall'11 marzo è esplosa questa cosa, si vociferava già qualcosa, era successo fine febbraio Emilia Romagna, zona rossa, è iniziata a chiudere confini, regioni, poi piano piano questa cosa si è estesa a tutta l'Italia fino al lockdown totale che ci ha comunque coinvolto e travolto soprattutto. E questo lockdown iniziale è durato quasi 60 giorni, poi abbiamo piano piano ripreso diciamo, l'attività lavorativa solamente con l'asporto, per poi diciamo, l'estate tornare, tra virgolette dico, quasi alla normalità, perché comunque abbiamo dovuto lavorare sempre con tante limitazioni che i protocolli Covid ci hanno imposto. Tra parentesi dico giustamente perché era insomma la via giusta per cercare di limitare i contagi. Michele Biceglia, titolare di un chiostro bar, cosa svolge, cosa avviene in questa attività e soprattutto chi è Michele Biceglia? Michele Biceglia è come lui, un imprenditore da pochi anni. Oltre a fare la libera professione, gestisco questo chiosco bar. E, come diceva lui, mi occupo anche dell'area verde del chiosco che prendo in cura io, come ha detto Michele Lorusso, dovrebbe farlo l'ente preposto, però lo facciamo noi per tenere pulita anche la zona antistante al chiosco. Io non voglio entrare nel tema politico, però i politici di Manfredonia, anche quelli che stanno a Roma, dovrebbero stare vicini ai nostri problemi. E l'unico che ci ha dato una mano su questo punto di vista è l'onorevole Tasso, che oltre, come ben sapete da altre testate giornalistiche, oltre ci ha bussato alla porta e ha detto avete bisogno di aiuto. E noi abbiamo preparato una lettera che, come lo dimostro anche in alcune foto, l'onorevole l'ha portato a Giuseppe Conte, che poi da lì è partita la nostra manifestazione, che poi era esposta anche in Piazza del Popolo. Sì. Questo cittadino, concittadino nostro, l'onorevole Tasso, è l'unico che ha sollevato anche il problema a livello nazionale della COSAP,
La COSAP, per chi non lo sapesse, è un canone di occupazione di spazi e di aree pubbliche, dove praticamente chiedeva in questa interrogazione l'onorevole di eliminare questa tassa proprio in questo anno che siamo stati travolti da questa Quest'anno pandemia, particolare. quest'anno particolare. E il governo l'ha percepita questa interrogazione dell'onorevole e ha fatto un provvedimento. Che questo provvedimento è stato anche accolto da tutti i comuni d'Italia, tranne il nostro comune. Ah, addirittura, quindi gli altri comuni hanno accolto Hanno questo accolto provvedimento questo mentre il nostro comune provvedimento non lo dove ha accolto. sì, c'è stata l'esenzione di questa tassa, il nostro comune non l'ha recepita, tant'è vero che risulta che sono arrivate lettere per il pagamento di questa occupazione di suolo pubblico. Un'ulteriore agevolazione che ci avevano dato, diciamo, in virtù di quello che era successo. Che poi sono soldi che il governo dà ai comuni, quindi il comune non li perde questi soldi. È come se il governo si sostituisse a noi pagando questo canone annuo. E pare che ci sia anche una proroga che noi lo siamo venuti a sapere da enti esterni e non dalla nostra commissione. Magari il commissario non ne ha di colpe perché. Questa tassa sull'occupazione di suolo pubblico è gestita da un ente esterno dal comune e quindi quello che chiediamo noi, e approfitto per questa diretta, è che noi a breve formalizzeremo questa lettera per avere un incontro con il commissario, per parlare proprio di questi problemi. E quindi anticipiamo in diretta che vorremmo avere questo incontro e lo vorremmo fare in assoluta trasparenza, addirittura invitando, oltre a una parte della nostra delegazione, anche un organo di stampa, magari perché non voi, e così rendiamo pubblica Questa questa discussione. discussione. Va bene. Vabbè, Per io questo è importante, scusami se ti interrompo, è importante che noi lo faremo a breve, creare un'associazione della nostra categoria. È molto importante che a breve la creeremo questa associazione, perché come ci siamo svegliati noi il 10 dicembre, un domani si potrebbero svegliare altre categorie, artigiani, piccoli negozietti, e dopodomani Cittadini magari, semplici. dopodomani si sveglia il popolo, i cittadini semplici. Ecco perché il commissario deve essere più presente, perché domani potrebbero essere altri problemi. E anticipo che la prossima battaglia che faremo con questa associazione unita al popolo sarà proprio la battaglia del nostro ospedale. Va bene, ringraziamo quindi Michele per queste delucidazioni. Intanto ovviamente ci preoccuperemo di accertarci se effettivamente vi è stata da parte della commissione prefettizia di Manfredonia, vi è stato o meno il recepimento di queste indicazioni relative alla E COSAP. sperando che abbiano fatto in tempo a usufruire della proroga, perché ho sentito che ci sarà una proroga per il pagamento di questa tassa fino in primavera 2021, proprio per questa pandemia. Va bene, quindi questo è un argomento che eventualmente andremo ad accertare. Io tornerei invece proprio alla manifestazione del 10 di dicembre, manifestazione storica importante. Io sono partita IVA, è praticamente il titolo di testa a quello che avete deciso di indicare come nome. Che è significativo per un'intera categoria. Michele Lorusso, chiaramente parliamo di questa manifestazione, ma parliamo anche dei motivi e dello scopo che intende raggiungere questo tipo di iniziativa, ma anche tutte le altre iniziative che avrete in futuro e che organizzerete in futuro. Allora, noi il 10 dicembre penso che abbiamo fatto per la prima volta a Manfredonia una manifestazione seria, pacifica, Pacifico. che riguardasse la nostra categoria, perché la nostra categoria in tanti anni io non ricordo che sia mai scesa in piazza per protestare per Forse i temi qualsiasi cosa. dell'Heineken.
probabilmente, ma lì erano altre le motivazioni, diciamo. Noi adesso siamo scesi in piazza per dei problemi seri nostri, problemi che noi tocchiamo con mano tutti i giorni, come può essere questo problema della COSAP che ha descritto Michele, come il problema che noi non riusciamo a pagare i canoni di locazione. Abbiamo delle bollette di energia elettrica assurde da sostenere e in questo momento non ci sono né sgravi fiscali né niente, quindi noi paghiamo queste bollette per intero come le pagavamo prima, continuiamo a pagarle adesso, quindi noi siamo completamente, diciamo, in balia delle onde. Questo gruppo di persone che io oggi vengo a rappresentare con Michele è partito, diciamo, a inizio novembre. Siamo partiti, eravamo in pochi, pian piano abbiamo coinvolto tutti gli operatori del settore come il nostro, fino ad arrivare ad allargare a macchia d'olio la presenza di tutti i commercianti. Ecco perché poi siamo arrivati al nome di Io sono partita IVA, perché non possiamo più ormai catalogarlo in un'unica, diciamo, sezione. Ormai rappresentiamo anche negozi di abbigliamento, negozi di scarpe, edicole, cartolibrerie. Siamo stati affiancati da tante categorie, liberi professionisti no, però siamo stati affiancati da proprietari di negozi di abbigliamento, scarpe, come ti dicevo, cioè edicole, c'è un po' di tutto, però liberi professionisti non ancora. Benissimo, Michele Biceglia, quindi questa manifestazione del 10 dicembre non rappresenta altro che un, come dire, un lancio, un di quella che dovrebbe essere un'iniziativa che verrà perseguita nel corso del tempo. Eh sì, si rafforzerà, creeremo proprio un'associazione, troveremo la sede e parleremo dei nostri problemi. E li porteremo in piazza i problemi, sugli organi di stampa. Dobbiamo farci sentire, noi siamo la voce. Cioè, dico, quelle associazioni di categoria, non so, la Confcommercio o altre associazioni che in un tempo anche recente rappresentavano le istanze di certe categorie, non sono intervenute in questa attività? Che io sappia, no. Vincenzo, noi siamo stati lasciati completamente da soli, a partire dalle associazioni di categorie fino alla politica locale o alla politica anche più alta. È l'unica categoria che a livello nazionale ha avuto più, come posso dire, di... Siamo stati più danneggiati. Stati più danneggiati in questa pandemia, perché zona rossa, zona arancione, ristoranti e bar chiusi, sempre noi. Benissimo. A pagare. Allora, quindi, come detto prima, il 10 dicembre rappresenta un momento storico di inizio di una battaglia che sarà senz'altro portata avanti da questa intera categoria. La speranza ovviamente è che si associno a voi, nel senso che si colleghino a voi anche gli altri titolari di partita IVA, per evitare che poi si crea un conflitto fra categorie, perché sappiamo benissimo come un conflitto fra categorie potrebbe creare a sua volta anche altri conflitti sociali, insomma. La nostra forza sarà l'unione, cioè noi sarà l'unione. Per quanto riguarda invece... Anche perché abbiamo una chat dove noi i nostri problemi ce li diciamo in chat. Sì. E poi ne parliamo, ci incontriamo e parliamo. Bene, noi sappiamo benissimo che vi sono delle provvidenze da parte del governo, i cosiddetti ristori. Di questi ristori che cosa potete dire per quanto riguarda il vostro pensiero? Perché sappiamo benissimo che ci sono lamentele in tutta Italia, in quanto le somme che vengono destinate come ristori sono purtroppo molto, molto limitate rispetto a quelli che poi dovrebbero essere i ristori veri e propri, che servirebbero a compensare le perdite di queste categorie. Ma io purtroppo sui ristori, magari la domanda gliela facciamo a lui, proprio perché sui ristori non ho preso un euro, proprio perché sono legato alla libera professione, perché la mia attività prevalente era... Vabbè, allora facciamola a Michele. Perché non ho avuto i ristori io, proprio perché non mi spettavano. Il problema, dei ristori è che vincere i ristori sono un palliativo assurdo che ci viene dato, perché un'attività chiusa, qualsiasi possa essere, che percepisce 2.000 euro al mese sono ridicoli,
perché noi le attività nostre. Quindi più o meno le somme si aggirerebbero intorno 2000, ai 2000 euro al mese. Il calcolo viene fatto in base alla perdita dello stesso mese dell'anno precedente e viene calcolata una percentuale sulla perdita. Quindi se il mese precedente o l'anno precedente? L'anno precedente. Quindi l'anno precedente. Lo stesso mese dell'anno precedente. Quindi se andiamo a prendere la perdita del mese di dicembre rispetto alla perdita del mese di dicembre, ipotizziamo che nel mese di dicembre sono state fatturate 4.000 euro, quindi in questo caso se a dicembre voi fatturate 2.500 euro, il ristoro sarebbe di 1.500. Più o meno sì, perché la perdita è di 7.500 euro. Se facciamo 10.000 euro l'anno prima, dicembre 2019 l'utile era 10.000 euro, dicembre 2020 l'utile è 1.000 euro. Quei 9.000 euro che noi siamo andati a perdere, si fa il calcolo del 20% e quindi diventa 1.500, 1.800, 2.000 euro. E quindi questa qual è la polemica? Perdita. Qual è la polemica? La polemica che, in questo momento viene fuori rispetto alle dichiarazioni basse che sono state fatte nel passato. Allora, noi siamo stati praticamente accusati di essere strumentalizzati. Dopo che è successo quel passaggio zona gialla, zona rossa, arancione, che abbiamo avuto prima arancione, poi gialla, sì. Sera, mattina, di nuovo arancioni. Con noi, tutti i danni con che tutti chiaramente i danni. Sono stati provocati. La cosa più... Le provviste che abbiamo fatto. Le provviste. Diciamo che la cosa che ci ha fatto arrabbiare poi, qual è stata? Se il governo impone delle misure restrittive, noi le accettiamo di buon grado. Dicevamo noi... Altre volte, in altre occasioni, abbiamo dichiarato noi siamo pronti anche a un lockdown totale, alla zona rossa, noi siamo pronti. Purché sia zona rossa per tutti? Noi non possiamo assistere a passeggiate lunghissime per il corso, corso strapieno di gente, corso Manfredi, l'8 mattina, il giorno dell'Immacolata, sembrava il 25 dicembre di Natale dell'anno scorso, quando era tutta... quando la situazione era tranquilla. Sì. Idem stasera, se noi facciamo una passeggiata per il corso è strapieno di gente, siamo in pieno clima festivo, che ripeto, noi siamo felicissimi per i nostri colleghi, chi ha il negozio di abbigliamento, il negozio di scarpe, tutti, perché è giusto che se c'è movimento comunque si può però lavorare. Si crea un conflitto tra categorie perché ci sono alcuni esercizi che continuano regolarmente la loro attività, tipo i generi alimentari, mentre altri esercizi sono costretti a dover rinunciare alla attività normale. Se non sbaglio, avete diramato un comunicato stampa, Michele Biceglia, dove prendevate anche le distanze da chi in qualche maniera ha voluto manifestare di non svolgere attività di mattina, ad esempio, quando invece normalmente non la svolge l'attività di mattina, bensì svolge l'attività di sera. Così mi è sembrato di leggere nel comunicato. Michele Lo Russo. Allora, noi praticamente avevamo deciso insieme, tutti quanti, di manifestare il 10 dicembre, ecco perché noi il 10 dicembre, diciamo, la consideriamo la giornata simbolo nostra, perché sì. È stata la prima volta veramente che ci siamo uniti per un bene comune di tutti e per un problema comune che avevamo tutti quanti. Poi qualcuno tra di noi è uscito un po', diciamo, fuori le righe, facendo, diciamo, un comunicato che noi abbiamo ritenuto, insomma, un po' inopportuno, però possiamo capire, diciamo, il momento è un po' particolare, magari uno non sa come gestirsi, allora cerca di rendersi, diciamo, un po' protagonista del momento. Un poco simpatico, sì, perché, diciamo, noi ci abbiamo messo la faccia per tutti e con tutti. Tipo per esempio io, che ho fatto da portavoce per loro nei primi 4-5 giorni, ci ho messo la faccia per tutti. Io non ho nessun interesse che si passi alla zona gialla per la tipologia della mia attività, sì. Però se si decide di fare una battaglia comune per tutti e se si decide di fare anche da portavoce per un intero gruppo che ormai è fatto da più di 250 persone, ti devi poi comunque accodare a quelle che sono anche le decisioni del gruppo e fare un po' l'interesse di tutti, anche perché noi, diciamo, il centro della discordia è stato che
abbiamo battuto per la riapertura perché i nostri locali sono sicuri. Noi nei nostri locali garantiamo le distanze, l'igienizzazione Sono stati e fatti degli sono stati investimenti, fatti quindi degli investimenti anche importanti. Se qualcuno esce dopo quello che è successo dicendo che è preferibile restare chiusi per la sicurezza del cittadino, fa capire quasi che noi colleghi abbiamo fatto un lavoro, diciamo, a vuoto. insomma, Questo quello abbia... che andava fatto in silenzio questa iniziativa, Insomma, in quello questo che comunicato. volete sottolineare è che non sopportate questo, queste continue decisioni che non fanno altro che danneggiare in Danneggiare. particolare proprio la vostra categoria. Il fatto stesso che nel giro di 2 giorni si sia tornati dalla zona gialla alla zona arancione ha provocato dei gravissimi danni, soprattutto ai ristoratori. Noi siamo alla canna del gas, Vincenzo. Noi siamo proprio alla canna del gas. La gente quasi non ci crede, o non so se ci crede. Noi siamo alla canna del gas. No, Perché avete tutta la nostra andava fatto un solidarietà. lockdown totale a novembre Noi per accettavamo di buon poter. grado a novembre un Un lockdown lockdown totale. totale, Oh, così. intanto le notizie che arrivano da fonte governativa è che passa la linea dura, quindi ci sarà zona rossa in tutta A Italia, Natale. ad esclusione di 4 giorni che sono i giorni feriali rispetto a quelli festivi, in particolare il 28, il 29, il 30 dicembre e poi il 4 gennaio. Il resto dovrebbe essere tutto zona rossa o comunque E quei lockdown giorni totale. feriali che colore abbiamo? Arancioni, Arancione. saremo Arancione. arancioni. Quindi ulteriori danni. Queste sono. Ulteriori Il danni. problema di questa zona arancione dei giorni feriali, Vince, lo sai quale sarà? Sarà che noi vedremo le nostre attività chiuse, i bar chiusi e la gente a passeggio. E infatti questo Senza poi nessun no, controllo. è perché il lockdown totale significa che è comunque le persone non dovranno uscire di casa. No, lui dice Nelle nei giorni periodi nei feriali, quattro nei giorni 4 giorni arancione, feriali. noi potremmo fare soltanto da sporto e vedremmo tutta la gente in giro per il corso, la città piena perché siamo nelle feste Quindi vabbè, natalizie. dobbiamo rivolgere un invito alla popolazione ad essere più corretta, anche perché questo continuo andirivieni porterebbe poi alla propagazione del virus sicuramente e con il rischio di una terza ondata che potrebbe avvenire, se non è già iniziata, a gennaio del 2021. Perché come Quindi, siamo disposti noi a fare i sacrifici? Li devono fare anche i cittadini, ci devono dare una mano proprio su questa situazione che stiamo. io a chi ho fatto la domanda se immaginavate questa A situazione? noi. A te invece, Michele, voglio fare la No, stessa assolutamente. domanda. Assolutamente, io non lo immaginavo, anche perché io l'attività ce l'ho da 3 anni e mezzo e quindi la mia attività stava avendo un crescendo, all'inizio un po' di meno, poi Quindi un cresceva, un avviamento che avviamento stava che andando bene, stava andando anche perché è bene. una zona Eh sì, importante. perché Tu io sei a lavoro ridosso del mercatino, io mercatino. lavoro prettamente con gli ambulanti che stanno lì, quindi lavoro molto la Va mattina. bene, non ci dobbiamo soffermare troppo sulle attività, altrimenti Sì. rischiamo di fare danno agli Poi altri facciamo troppa pubblicità a operatori. Michele. Poi vi bacchettano, dicono che siete andati a fare pubblicità. A No, questo punto chiediamo assolutamente. venia ai vostri colleghi Anzi, io sono il operatori. tipo che avendo il bar aperto mi vado a prendere i caffè perché ho tanti amici che hanno le attività e vado mentre il mio bar è aperto a prendermi i caffè dagli altri. Oh, ragazzi, i rapporti con gli altri politici. Michele Io. Biceglia ha parlato prima del rapporto con l'onorevole Tasso, poi per quanto riguarda i rapporti con gli altri, Non non pervenuti. ricordiamo, noi vogliamo ricordare che abbiamo a Manfredonia altri 2 parlamentari, oltre all'onorevole Tasso, mi No. riferisco all'onorevole Troiano e all'onorevole Bordo, poi abbiamo 2 consiglieri regionali che sono Paolo Campo e Giandiego Gatta e poi ci sono Ce ne abbiamo, altri. insomma. Ce ne abbiamo, però non abbiamo visto Noi nessun avvicinamento nei nostri non confronti. siamo stati No. avvicinati da nessuno. Non è stata spesa neanche una parola per Ci questo. aspettavamo. Ma vi siete rivolti a questi No, politici per ma noi neanche chiedere da Antonio aiuto? Tasso ci siamo rivolti. Antonio Tasso è venuto lui a bussarci alla porta, ha detto avete bisogno di aiuto, Quindi posso fare qualcosa per voi? vorreste sottolineare che dovrebbe essere dovere dei Eh politici che sì, hanno un certo ruolo di eventualmente mettersi in contatto con il voi. politico deve stare vicino a questi problemi, cioè venire quando il problema è in atto.
anche durante, ma non quando il problema poi è passato. Noi, quindi, noi rapporti, Vincenzo, siamo... con, rapporti con i politici locali, con coloro che in questo momento rappresentano le istituzioni a livello nazionale e a livello regionale, non ce ne sono, tranne uno. Per quanto riguarda invece i rapporti con la commissione prefettizia, con il commissario prefettizia e con i suoi collaboratori, quali sono i vostri rapporti? Vincenzo, noi non abbiamo rapporti con nessuno. Noi da quando diciamo si è insediata la commissione, prima diciamo c'era almeno un piccolo dialogo, c'era il referente sul comune, potevi discutere, parlare, adesso invece viene fatto tutto così, le decisioni ci vengono comunicate dalla sera alla mattina. Noi come, senza per nulla consultare. Noi come categoria, ecco, non veniamo per niente interpellati. Noi siamo stati interpellati una volta e risale a giugno, quando a giugno il commissario fece quell'ordinanza di chiusura a mezzanotte fino al 2-3 giugno. Sì, sì. Noi chiedemmo tramite una domanda, protocollammo insomma questa richiesta di incontro e chiedemmo a loro di spostare l'orario di chiusura, perché abbiamo spiegato cosa serviva a noi per lavorare come loro volevano. Se loro ci hanno chiesto di spalmare le prenotazioni, diminuire i posti nei nostri locali, avere più spazio esterno a disposizione, perché per via delle distanze c'era bisogno, insomma, si poteva, perché nella COSAP quest'anno era stata inserita anche questa cosa, che chi aveva uno spazio a disposizione, uno spazio esterno di 15 metri quadri, ne poteva usufruire di 30, per non perdere il numero dei posti a sedere e garantire comunque lo stesso il distanziamento. Quindi noi siamo andati su in commissione, abbiamo spiegato quali erano i nostri punti, dopo un dialogo civile dove loro hanno manifestato le loro perplessità, noi abbiamo manifestato le nostre ragioni. Siamo arrivati alla conclusione che noi abbiamo potuto chiudere alle 2:30, alle 3, perché abbiamo spiegato che più si allungano i tempi di lavoro, più riusciamo a gestire le prenotazioni, meno gente si assembra, abbiamo una forbice di tempo più ampia per gestire le 100 persone che decidono quel giorno di mangiarsi la pizza in un locale X. E infatti, questa volta invece non siamo stati interpellati. Ma non è che sempre noi possiamo mandare la lettera al commissario o chiamare il politico di turno per chiedere una mano per questa cosa. Nel Consiglio regionale noi abbiamo ben due consiglieri, di cui uno di maggioranza. Penso che il consigliere di maggioranza, più di tutti, era seduto al tavolo quando si stava facendo questa zona arancione, dopo che eravamo passati a zona gialla. Penso che questo consigliere ha degli amici a Manfredonia che hanno dei ristoranti, delle pizzerie, delle attività. Non gli è balenato per niente di dire: signori, fermi un attimo, c'è gente che per riaprire ha investito 7-8 mila euro. Certo. Fermiamoci un attimo. Come ci liquidano dicendo: ma l'indice RT è troppo alto. Ok, si apre un altro capitolo, Vincenzo. Sì. Perché l'indice RT è alto? Perché? Perché noi in tutta la provincia di Foggia abbiamo 12 posti di terapia intensiva. Riallacciandomi all'ospedale. E nella provincia di Bari ne quindi, hanno 100. Vorrei certamente dire che non sono i ristoratori, gli operatori dei bar o della ristorazione in particolare che sono il vero problema, ma il problema è sanitario. Il problema... Come lo dimostra il fatto quando noi eravamo pochi comuni a nella provincia di Foggia, che eravamo tornati a zona arancione e nel Barese con più contagi erano passati a giallo, perché loro hanno più posti in terapia intensiva, la sanità funziona, mentre da noi la sanità non funziona, ci sono stati dei tagli e questo non è certo per colpa nostra. Se avessimo avuto l'ospedale funzionante, noi potremmo lavorare benissimamente con zona gialla e lavorare tranquillamente. Premesso che, Vincenzo, noi non è che siamo a favore delle riaperture scellerate, no. Quindi, non curanti di quello che sta succedendo in giro. La domanda che vi faccio è questa: prima la salute o prima l'economia? Io sono prima per la salute e poi per l'economia, però secondo me le dobbiamo guardare insieme. Bisognerebbe contemperare le due esigenze. Perché c'è gente che non lavorando e non guadagnando ci rimette di salute. È certo. Quindi noi siamo, ti ho detto, Vince,
Il problema è che sono state fatte due pesi e due misure. Noi siamo stati trattati come una provincia di Serie C. Cioè, scusami se ti interrompo, è normale che quel giorno che siamo passati da zona gialla, arancione, poi da arancione a gialla, il comunicato era stato fatto a mezzanotte per un quarto su Facebook da Emiliano. Cioè, noi abbiamo trapelato da Facebook che potevamo essere zona gialla, poi io ho messo i tavolini fuori, ho cominciato a lavorare, metà mattinata, no, è da domani che parte la zona arancione. Beh, sì. Ho tolto i tavolini. Ma... certi errori di comunicazione. In un momento così delicato, Vince, non sono ammissibili. Certi errori. Non sono ammissibili. Questo dimostra anche una certa promiscuità per quanto riguarda il rapporto di comunicazione che certi politici hanno con la popolazione. Purtroppo anche questo è qualcosa che va sottolineato. Danni subiti tantissimi, chiaramente siete nello sconforto, non solamente voi, ma tutti gli operatori commerciali di Manfredonia, ma credo che sia un problema che riguarda gli operatori commerciali di tutta la penisola. Come uscire fuori da questa situazione, ragazzi? Io quello che vorrei chiedervi proprio a conclusione di questa intervista molto interessante, quali consigli eventualmente potreste dare voi che vivete e siete in trincea, praticamente vivete la problematica in prima persona? Quali sono i consigli che vorreste dare ai politici, agli amministratori, a chi governa la regione, ma anche ai rappresentanti del nostro governo, del governo del paese? A me la cosa che mi mette ansia è questo terrorismo mediatico che già fanno della terza ondata, e questo qua mi preoccupa. Gennaio, febbraio si dice che arriverà di sicuro la terza ondata, quindi io la cosa che dico prima di tutto ai cittadini di avere il buon senso, di mantenere le distanze, non fare assembramenti dove non serve, e quello già fa tanto, perché se non ci sono assembramenti il contagio non risulta, i contagi si abbassano e noi magari non arriva veramente questa terza ondata e a gennaio potremmo respirare tutti un'aria pulita, speriamo. E casomai l'altro consiglio che io vorrei aggiungere è quello di andare ad individuare realmente quali sono le zone di contagio, chi sono i portatori di contagio, dove intervenire concretamente e realmente per evitare che il virus continui a propagarsi. Perché, come dite voi, non è nei bar, nei ristoranti e nei locali pubblici che avviene il contagio, ma il contagio avviene soprattutto all'esterno e dall'esterno poi viene portato all'interno. Michele Lorusso, che cosa vuoi aggiungere per concludere questa intervista molto interessante? Vincenzo, noi siamo con i cittadini, la paura è tanta, ormai si tocca con mano, la gente è spaventata, noi siamo preoccupati per quello che ci aspetta nei prossimi 4-5 mesi. Io l'ho detto in un'altra dichiarazione che ho fatto a ottobre, quando c'è stata le prime limitazioni, io dissi: signori, siamo solamente all'inizio. Ho detto: noi il brutto lo vedremo gennaio, febbraio, marzo. Tutto l'altro lockdown siamo stati fortunati, tra virgolette. Sì, perché eravamo in primavera. Le influenze, se questo Covid, diciamo, permettimi questo termine banale, la vogliamo chiamare questa influenza più forte, la carica virale si è abbassata col caldo. Poi noi fortunatamente viviamo in uno dei paesi più belli del mondo, dove da noi le temperature sono sempre miti, e quindi questa ondata ci ha preso a fine ottobre, ma al nord è già da settembre che stanno combinati come stiamo noi adesso. Quindi ci vuole senso di responsabilità da parte di tutti. Noi chiediamo che, se alla fine bisogna fare un lockdown, si facesse, però deve essere un lockdown serio. Totale che deve riguardare anche i cittadini, che non devono muoversi. Riguardare i cittadini, perché noi la sera non possiamo chiudere le attività a mezzanotte e stiamo lavorando solo con l'asporto, e vedere nelle varie villette, nelle varie vie un po' più nascoste della città, pieno di ragazzi che corrono a destra e a sinistra e fanno tutti gli assembramenti che devono fare. I controlli non ci sono? Non ci sono molto.
In questo momento i controlli li stanno facendo un po' più nelle attività, ci stanno controllando, naturalmente è giusto che sia così perché loro ci devono controllare, però io penso che in questo momento... Io parlo di controlli esterni, quelli nella via pubblica. Nella via pubblica. Non li sappiamo. Anche perché, Vincenzo, una domanda che ti voglio fare, con queste restrizioni la linea dei contagi è calata? No. E quindi il problema non siamo noi, la ristorazione, il bar... Perché come ha detto prima Michele, la persona quando entra nel ristorante, nel bar, noi adottiamo tutti i protocolli sanitari. Certo. E lì è tutelata la persona. Facciamo entrare, almeno io parlo del mio chiosco, entrano due alla volta. Benissimo. Io non faccio entrare tre persone, due alla volta. Io da 55 posti a sedere sono passato a 20. E quindi noi già stiamo facendo questa restrizione, quindi il contagio non è calato. Quindi il problema non siamo noi. Noi siamo stati in zona arancione per 50 giorni. Come mai ritenete che ci sia questa percentuale così alta proprio a Manfredonia? Perché, Vincenzo, perché quello che... Il senso di inciviltà? Potrebbe essere. Potrebbe essere. Noi quindi quel senso di inciviltà che sta contraddistinguendo molti cittadini di questa città, non solo nel periodo dell'emergenza, ma anche precedentemente. Noi, Vincenzo, ripeto... La zona arancione prevede che bisogna spostarsi solo per determinati motivi. È consentito il passeggio, ma deve essere un passeggio, voglio dire, quasi, diciamo, obbligato. Non bisogna uscire per farsi la passeggiata. Uno esce per andare a fare la spesa, uno esce per recarsi in farmacia, uno esce per andare a comprare un paio di scarpe. Sì, per i beni di prima necessità. Non deve uscire per farsi la passeggiata. O per andare a cercare gli amici per strada. Quindi già si stanno organizzando per fare i cenoni. Io andrò sicuramente, ma sto a spensare alle restrizioni. E questo è un danno per noi. Ecco perché dico locali chiusi e poi ognuno fa quello che vuole. Va bene. Ragazzi, io vi chiamo ragazzi perché sì, effettivamente è una maniera anche simpatica e confidenziale per indicarvi. Io ovviamente vi ringrazio per questa presenza così importante, anche perché lo voglio ricordare, avete rappresentato un'intera categoria, il gruppo che abbiamo sottolineato sulle partite IVA. Io sono partita IVA, è un gruppo che è partito il 10 dicembre con questa manifestazione, ma sicuramente ci saranno altre attività. Volete rappresentare una intera categoria che non comprende solamente i bar, i ristoranti o i pub, le spizzicherie, ma sicuramente anche le altre attività, quelle che sono collegate, come dire, al cosiddetto ceto medio. La partita IVA è importante perché è praticamente il PIL nazionale. Il prodotto interno lordo si misura anche e soprattutto attraverso coloro che sono titolari di partita IVA. Non posso che farvi gli auguri, ovviamente solidarizzando con voi, con l'intera categoria. Posso ribadire i concetti espressi già in altre occasioni. Siamo vicini a quelle che sono le vostre iniziative, le vostre istanze, le vostre attività. Quando vorrete, siamo a disposizione anche per ulteriori programmi, per cui non posso che fare altro che dirvi in bocca al lupo per il futuro e soprattutto fare gli auguri alle vostre persone, diciamo, come formalmente avviene in un periodo come questo, visto che ci avviciniamo alle feste di Natale e di fine anno. Per cui grazie a Michele Biceglia. Grazie a te e a voi, alla redazione. E grazie a Michele Lorusso. Grazie a te, Vincenzo, auguri anche a te, tanti auguri. Bene, noi abbiamo ascoltato con molto interesse l'intervento di Michele Lorusso, l'intervento di Michele Biceglia. Vogliamo ricordare che siamo aperti anche ad altre iniziative, ad altre attività. Nel contempo salutiamo tutti coloro che sono stati attenti, che hanno seguito questo importante programma, questa importante trasmissione, e rinnoviamo l'appuntamento alla prossima occasione. Grazie.